Buonasera. La conferenza di questa sera è la seconda del ciclo Italiani, brava gente, un mito duro a morire. E in particolare il tema di questa sera, proprio in occasione della giornata della memoria, è le complicità italiane nella deportazione ebraica 1943-1945. Ci sarà un'introduzione di Gloria Ratti. Poi ci saranno interventi di Giancarlo Restelli e Antonio Barberini. Prima di cedere la parola ai relatori, vorrei solo sottolineare le numerose adesioni a questa iniziativa, che sono queste: l'amministrazione comunale di Castellanza, Sempione News, Ampia Varese e Casal Pusterlengo, Cooperativa Achille Grandi di Agrate Brianza, La Sinistra Legnano in Comune, Eco Istituto della Valle del Ticino, Noi del Tosi, Un'altra Storia, Ampi di Castellanza, Castano Primo, Bareggio, Olgiate Olona, Canegrate, Casal Pusterlengo, Caronno Pertusella, Lonate Cettino, Inveruno, San Giorgio su Legnano, Turbigo, Vanzagello, Rescaldina, e coordinamento Ampi del Magentino e infine l'Istituto Ecologico Marrone della sezione di Varese. Come in altre occasioni, il Centro Filippo Bonarroti si pone anche promotore di un'attività di rete che in particolare in questa situazione riteniamo particolarmente importante. Finisco precisando che chi volesse fare domande può inviarle a info@centrofilippobonarroti.com e a questo punto cedo la parola a Gloria Ratti. Buonasera a tutti, grazie a Riccardo Cattania che mi ha invitato mi ha dato il piacere, insomma, di introdurre le relazioni dei colleghi, soprattutto ma amici, il professor Giancarlo Restelli e il professor Antonio Barberini, che ci accompagneranno questa sera in questo momento dedicato alla giornata della memoria, che poi la cui giornata cade esattamente domani, e che come ogni anno ci ritrova qui ad affrontare una storia molto dolorosa che, ahimè, ogni tanto noi daremmo anche per scontato, no? Ci verrebbe da pensare che forse questa giornata della memoria è diventata superflua, perché dovremmo aver acquisito determinati, se non altro, meccanismi, insomma, che ci tutelino, ma purtroppo noi assistiamo che, paradossalmente, più a volte ci sono eventi, interventi, occasioni di giornata della memoria, più fenomeni, a volte imbarazzanti, a volte incredibili, di razzismo, di parole d'odio, sono quasi direttamente proporzionali. Io non entrerò nel merito di questioni direttamente storiche, perché già il professor Restelli e il professor Barberini faranno sicuramente una relazione ampia e documentata, ma mi piacerebbe condividere con voi qualche riflessione sul valore e significato della giornata della memoria, che deve essere circoscritta soprattutto nella grande attività che fanno anche le scuole in questo senso, oltre alle associazioni come il Centro Filippo Bonarroti, che da anni persegue un percorso di coinvolgimento prima delle scuole in presenza, ma che riusciamo comunque anche a continuare a distanza, di riflessione sul significato autentico della giornata della memoria, affinché non diventi un'occasione meramente, lasciatemi dire, retorica, celebrativa, quasi un po' di dovere da cui non ci si può sganciare. Spesso e volentieri ho riflettuto con i colleghi anche sulla didattica della Shoah, come uscire da certi meccanismi ormai consolidati, ma a volte anche un po' ripetitivi, affinché non si riduca, spero di non essere fraintesa con l'uso di questo verbo, in un momento di mera educazione civica, che per carità è importantissima, però non solo un meccanismo del affinché non succeda più. Perché, come ha detto bene Primo Levi nei Sommersi e Salvati, il fatto stesso che sia avvenuto implica che può avvenire ancora, ovviamente sotto forme diverse, perché la storia è fatta di eventi irripetibili. Ma rendere questa memoria qualcosa di veramente costruttivo proprio nella riorganizzazione della nostra identità contemporanea.
Quindi un'occasione di riflessione e che non è solo legata alle vittime, in questo caso la comunità ebraica, che indubbiamente è stata gravemente, in maniera irreparabilmente, lasciatemi dire, se penso ai figli della Shoah, toccata da questo evento, ma forse dovrebbe diventare una zona di riflessione sulla zona grigia, cioè su quella fascia all'epoca europea, ma adesso non più solo europea, che ha permesso che si creasse un fenomeno del genere. Mi piacerebbe partire con una citazione letteraria. Io di recente ho letto questo libro che è di Lia Levi, Questa sera è già domani, che non è l'ultimissimo con cui è uscita Lia Levi, anche lei ovviamente di origine ebraica, non vittima dei campi di concentramento, perché visse nascosta, una vittima della Shoah, comunque vittima delle leggi razziali, perché anche lei da bambina ha dovuto lasciare le scuole. E ho trovato che all'inizio del romanzo lei riporta una poesia di Emily Dickinson, poetessa statunitense, vissuta a metà dell'Ottocento, quindi che non ha nulla a che vedere con la Shoah, che però, secondo me, e credo che la Levi l'abbia scelta per quello, dà un'idea del concetto di memoria, di come dovrebbe essere la memoria, di com'è anche la memoria. Ve la leggo, è la numero, tra l'altro, controllato sulle edizioni Mondadori, è la numero 1273 per chi volesse recuperarla, e comunque dico, prima di leggerla vorrei dire che noi del Centro Filippo Buonarroti abbiamo elaborato anche una bibliografia che si arricchisce di anno in anno con le nostre letture o con le letture che ci consigliano nelle scuole, per cui se qualcuno è interessato noi comunichiamo volentieri questa bibliografia. La Dickinson scrive: quando spolveri il sacro ripostiglio che chiamiamo memoria, scegli una scopa molto rispettosa e fallo in gran silenzio. Sarà un lavoro pieno di sorprese. Oltre all'identità, potrebbe darsi che altri interlocutori si presentino. Di quel regno la polvere è solenne. Sfidarla non conviene. Tu non puoi sopraffarla. Invece lei può zittire te. In questa poesia ci sono due elementi, secondo me, importanti che emergono. Io premetto che non sono un critico letterario della letteratura inglese e conosco poco se non quello che mi piace. E che mi sembra interessante che si colleghino a questa giornata, al significato della giornata della memoria, appunto. Innanzitutto perché memoria non è necessariamente, come noi pensiamo, l'opposto di oblio. Non è vero che memoria vuol dire ricordare tutto, perché la memoria è selettiva. La memoria, nel senso, credo anche un elemento salutare il fatto che la memoria sia selettiva, perché la memoria aiuta la sopravvivenza. Laddove diventa selettiva e dimentica delle cose. Jeanne Amery diceva che chi ricorda troppo poi non regge il peso del proprio ricordo. Come ci insegna il mito italiano Brava Gente, la memoria può essere distorta, cioè ricorda una parte, ricorda quello che fa comodo, perché entrare nel ripostiglio della memoria ed essere sopraffatti da questa polvere è doloroso, è molto doloroso, e questo credo che Giancarlo Restelli ce lo illustrerà molto bene, cioè nel senso il rifiutare di prendere atto che le leggi razziali sono stati un fenomeno esclusivamente italiano e un fenomeno tra cui noi italiani siamo stati i primi in Europa ad acquisire, significa non avere il coraggio di aprire un ripostiglio che forse per noi è troppo doloroso. Così come un'altra contrapposizione su cui mi sembra interessante riflettere è la distinzione tra memoria e storia, nel senso che un conto è il passato elaborato dalla memoria, un conto è il passato elaborato dalla storia. Per carità, anche la storia si può strumentalizzare, si può manipolare, come si può manipolare in me la memoria. Ma una ricostruzione storica adeguata sarebbe quello che ci permetterebbe, come voleva Hannah Arendt, di comprendere le cose fino in fondo, che non vuol dire giustificarle. Per quello che io ogni tanto temo quando la giornata della memoria finisce nell'educazione civica, perché noi non dobbiamo fare del sentimentalismo morale, noi dobbiamo andare a comprendere, e i colleghi che mi seguiranno lo spiegheranno benissimo, che cosa, quali meccanismi hanno innescato, hanno permesso alla zona grigia di allargarsi e di lasciare spazio a determinate tragedie.
La memoria, tra l'altro, mi preme anche sottolineare, non è esclusivamente legata al passato, no? Se noi pensiamo al fluire del tempo, la memoria, già da quando Sant'Agostino nelle Confessioni parla del tempo, del fluire del tempo della nostra anima, dice la memoria è, giustamente, è la riflessione, quello che ci resta del passato. Di un passato che a suo tempo, scusatemi il gioco di parole, è stato un presente, nel senso che la memoria che poi noi lasciamo a qualcun altro si costruisce nel nostro presente e la memoria del passato ci dovrebbe servire affinché il nostro presente lasci magari una memoria diversa. Nel senso, e su questo chiudo e lascio la parola al professor Restelli, che anche nel nostro presente abbiamo delle memorie da custodire, che poi diventeranno memorie. E cito a questo riguardo tre elementi molto diversi tra loro, ma che sono in qualche modo coincidenti, di cui mi sono in questi giorni comunque occupata. Il primo è, noi oggi stasera è il 26, questo intervento non cade perfettamente nella giornata della memoria che è domani, ma secondo me simbolicamente, mi piace pensarlo così, cade prima della giornata della memoria e dopo la giornata in cui è stato rapito Giulio Regeni, che è stato restituito, tra l'altro io so che qui in modo così barbaro, no? Degno di un campo di concentramento, ho visto con grande tenerezza e con grande commozione quei video che ha fatto l'ANPI di quegli anziani partigiani che si sono appellati per Giulio Regeni. E questa è una memoria di cui fra 40 anni qualcuno ci chiederà di rendere conto, ci dirà: ma com'è stato possibile che avete taciuto di fronte a una cosa del genere o non vi siete sollevati abbastanza? I campi di concentramento, dicevo, Primo Levi ha detto chiaramente, ciò che è accaduto può riaccadere. Ora, il campo di Lipa, di cui abbiamo visto delle immagini tremende in questi giorni, è in Croazia. Io non so quante ore di automobili possono essere da Milano, saranno 4, 5, 6, non ne ho idea. Comunque, qualcuno fra qua, così come noi adesso ci domandiamo, com'è stato possibile che nella civile Europa degli anni 30 sia successo quel che è successo, qualcuno forse fra 40 anni ci chiederà com'è stato possibile che a breve distanza, pensiamo anche al 9 luglio del 95, alla Jugoslavia, no? Cioè in qualche modo come collettività dovremmo pur dare delle spiegazioni a chi verrà dopo di noi. Quando negli anni 30, e con questo chiudo, si costruisce il campo di Dachau, contemporaneamente ad Harlem si costituiscono i ghetti per i neri, no? Quindi dai ghetti europei ai ghetti americani. Con Black Lives Matter mi viene da dire che la memoria del passato è ancora molto, ma molto ingombrante nel presente. Con questo lascerei, con queste mie poche riflessioni di questi 10 minuti, spero di non aver sforato troppo, lascio la parola al professor Restelli. Va Grazie. bene, grazie Gloria, ecco, per la brillante, direi esaustiva introduzione. Spero che la mia voce si senta. Ecco, prima di tutto, prima di iniziare, direi grazie a tutte le associazioni che sostengono, ecco, questo incontro e poi anche i successivi, perché andremo avanti fino a maggio-giugno con una lezione, una conferenza al mese. Io ho contato 22 associazioni, ci sono associazioni culturali, ci sono tante ANPI, sono le ANPI, ecco, per chi vive nella mia zona intorno a Legnano. Contemporaneamente ci sono anche c'è un'amministrazione comunale vicino a casa, un quotidiano online, che ringrazio, ecco, Sempione News, molto attento a quello che noi facciamo. Ecco, a questo punto, ecco, entriamo un po' nel discorso. Ecco, una precisazione prima di iniziare. Per ragioni di tempo, la mia relazione prenderà in considerazione solo il destino degli ebrei dall'8 settembre del 43 alla fine della guerra. Non è possibile parlare di tutto, come potete immaginare, quindi non parlerò quindi questa sera della deportazione dei civili, degli oppositori politici, i triangoli rossi nei lager nazisti. E neppure dalle tante forme di violenza, non so, le stragi naziste avvenute in Italia durante il governo della Repubblica Sociale Italiana di Mussolini. La mia tesi principale, che cercherò di dimostrare, insomma, in questa mezz'oretta di intervento, è che gli italiani furono responsabili del genocidio del popolo ebraico, perché molti italiani, carabinieri, poliziotti, brigatisti neri, burocrati, delatori, avventurieri, parteciparono a vari livelli nell'arresto, deportazione e successivo sterminio degli ebrei ad Auschwitz.
È opportuno parlare di questi temi perché per troppo tempo in Italia si è parlato quasi esclusivamente delle vittime, giustissimo, si è parlato dei salvatori, cioè dei giusti, anche qua direi ottima cosa, ma il tema dei carnefici è stato spesso eluso con troppa facilità. Ci aiuta ad affrontare questi temi un bel libro, ecco, di Simon Levi Sullam, ecco qua la, c'è la copertina, I carnefici italiani, scene dal genocidio degli ebrei, 1943-45, pubblicato nel 2015. Levi Sullam è uno dei nostri migliori storici, un giovane storico, insegna a Ca' Foscari, Venezia, e ha un curriculum, è inutile dire, brillantissimo. Allora, cerchiamo di capire meglio il discorso. Ecco, se dovessimo chiedere a una persona di media cultura, ma di chi è la responsabilità di Auschwitz? Sicuramente risponderebbe che del nazismo, dei tedeschi dell'epoca, o almeno di coloro che collaborarono alla deportazione. Auschwitz era nel territorio polacco, occupato e annesso alla Germania, già nel settembre del 1939. Il nome originario prima di Auschwitz è Oswiecim, la località si chiama ancora oggi Oswiecim. Tedesche sono alla direzione del campo, le strutture di messa a morte appartengono tutte, ecco, alla gestione tedesca, le ferrovie, il gas utilizzato, i forni crematori, tutto insomma arriva in qualche modo dalla Germania. Quindi sembrerebbe che parlando di Auschwitz ci siano solamente colpe, la responsabilità tedesche. Le cose non sono così semplici. In tutta l'Europa occupata i tedeschi poterono mettere in opera la cosiddetta soluzione finale del problema ebraico perché in ogni paese da loro occupato trovarono molti collaborazionisti che appunto collaborarono da vicino con le autorità tedesche per porre fine alla presenza ebraica nel loro paese. Potremmo parlare a lungo del collaborazionismo francese, la Repubblica di Vichy, del collaborazionismo in Belgio, Olanda, Polonia, Lituania, Bielorussia, Ucraina e appunto Italia. E come vedremo adesso, per quanto riguarda l'Italia, il fenomeno del collaborazionismo fu molto rilevante e ancora oggi direi non molto studiato e non molto conosciuto. Allora, il punto di partenza della mia relazione sono le leggi razziali, sarebbe meglio dire razziste del 38, sulle quali non mi fermerò più di tanto, ecco, perché ho detto che vorrei soffermarmi meglio mettendo a fuoco il biennio 43-45, però qualcosa si può dire. Ecco, un primo aspetto importante, come sappiamo, ecco, le leggi razziali che iniziano a partire dal settembre del 38 furono volute dalla classe dirigente fascista dell'epoca senza alcun intervento da parte di Hitler. Non ci sono pressioni, non ci sono state pressioni da parte della Germania hitleriana, almeno non sono mai stati trovati documenti, ecco, che comprovassero una sorta di pressione politica, quasi psicologica, della Germania, nel senso imitate le nostre leggi di Norimberga. Quindi il parto è totalmente italiano. Quindi in un paese mai antisemita come poteva essere la Germania, venne introdotta una legislazione discriminatoria contro gli ebrei a imitazione delle leggi di Norimberga. Queste leggi agirono su una popolazione di circa 1938, 46.000 ebrei, di cui 9.400 stranieri, cioè venivano in gran parte dalla Germania fuggiti all'avvento al potere di Hitler. 46.000 individui su una popolazione italiana di 44 milioni voleva dire l'1,1 per mille della popolazione e su questa infima minoranza agirono brutalmente le leggi razziali. Come ho detto, non ci furono quindi pressioni tedesche nell'instaurazione delle leggi antiebraiche, le responsabilità sono tutte italiane. Ecco, vediamo un po' appunto questa slide. Il re Vittorio Emanuele III firmò tutti i decreti senza battere ciglio, anche questo naturalmente poi costò il trono ai Savoia, questo e anche altro. All'interno della PNF, cioè del Partito Nazionale Fascista, non ci furono opposizioni, al di là di qualche mugugno, Ciano, Federzoni, insomma. Il Vaticano con Pio XI tace, cioè nel senso che la Chiesa protesta solo per la questione dei matrimoni misti, i cosiddetti matrimoni tra ariani ed ebrei battezzati.
perché secondo le leggi razziste della 38 l'ebreo è ebreo, rimane ebreo anche se diventa musulmano, anche se diventa cattolico. Mentre per la Chiesa l'ebreo battezzato cessa di essere ebreo ed entra a far parte della comunità cristiana cattolica. Quindi ci fu un timido tentativo, ecco, da parte delle gerarchie vaticane di ottenere una deroga, ecco, per quanto riguardava gli ebrei battezzati, però insomma rinunciarono subito. Infatti potremmo citare un importante personaggio nel mondo della Chiesa, che era il gesuita Tacchi Venturi, il quale non ebbe da dire nulla sulle leggi contro gli ebrei. Lui cercò però di proteggere gli ebrei battezzati. Il mondo della cultura italiana non prese posizione, la popolazione italiana fu indifferente, anzi molti approfittarono, ecco, del fatto che una serie di avvocati, notai, negozianti furono quindi allontanati dalle loro professioni. Infatti c'è un film che ho visto recentemente che è davvero interessante, anche fatto bene, Concorrenza sleale, che è un film, da una parte abbiamo il commerciante ebreo, il commerciante ariano, uno è Abbat Antuono, l'altro è Sergio Castellitto, film godevole quindi anche dal punto di vista della recitazione, sono in lotta tra di loro, ma quando il commerciante ebreo Castellitto viene costretto a cessare la sua attività, il commerciante italiano, ecco, in quel momento, almeno solo in quel momento, è particolarmente contento. Oltretutto vendevano la stessa cosa, lì chi ha visto il film, a meno di 10 metri da un negozio all'altro. Ecco, come abbiamo detto, nel biennio 43-45, insomma, molti italiani collaborarono da vicino con i tedeschi nella deportazione degli ebrei. Ecco, andiamo un po' con ordine. L'occupazione tedesca dell'Italia inizia subito dopo, come sappiamo, il comunicato del generale Badoglio dell'8 settembre del 43, che annunciava la fine delle ostilità con le truppe anglo-americane, il cosiddetto terremoto dell'8 settembre. Di fronte al cosiddetto tradimento, metterei tradimento tra virgolette italiano, Hitler decide di occupare l'Italia, almeno la parte dell'Italia non ancora occupata dalle truppe anglo-americane. Da questo momento in avanti l'Italia sarà l'alleato occupato. Ecco, alleato occupato secondo una bella espressione che ha utilizzato lo storico Lutz Klinkhammer in un celebre saggio. Ecco, che cosa voleva dire alleato occupato? Che chiaramente è un ossimoro, però in questo momento la definisce bene il rapporto tra la Germania e l'Italia. Voleva dire, a vantaggio dei tedeschi, lo sfruttamento dell'apparato produttivo italiano. Voleva dire lo sfruttamento della manodopera italiana a vantaggio dell'economia tedesca e poi requisizioni, le grassazioni ai danni dei contadini, la repressione violenta del movimento partigiano con le stragi dei civili, Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto e altre centinaia e centinaia di località in cui si sono consumate tante stragi naziste. Poi la deportazione di migliaia di operai verso i KZ, i campi di concentramento veri e propri, e i campi di lavoro in Germania e in Polonia. Saranno queste le nuove condizioni poste dall'alleato tedesco al nostro paese occupato. Punto di forza, ecco, passiamo alla slide successiva, ecco, punto di forza della RSI dopo l'8 settembre 43, potremmo dire, è l'antisemitismo fanatico, è la creatura politica che nasce dopo l'8 settembre del 43. Antisemitismo fanatico perché gli ebrei sono accusati di far parte di una fantomatica internazionale ebraica che ha voluto la guerra e trama contro la Germania e l'Italia per la loro sconfitta. È la ripetizione del vecchio slogan, ecco, della congiura ebraica per il dominio del mondo, dai protocolli dei savi di Sion in avanti, ecco, c'è questo motivo ricorrente all'interno della polemica nazista e fascista. Però in questo momento c'è un cambiamento radicale per quanto riguarda gli ebrei, perché se le leggi razziali, come si vede nella slide, colpiscono i diritti degli ebrei, per esempio i docenti, gli studenti ebrei sono espulsi dalle scuole del regno, le nuove disposizioni della RSI, Repubblica Sociale Italiana, impartiscono l'ordine di arresto immediato di tutti gli ebrei residenti nel territorio italiano e quindi si passa alla persecuzione delle vite.
Infatti Michele Sarfatti, che è uno dei maggiori storici per quanto riguarda lo studio delle leggi razziali in Italia, eccetera, ha definito, ecco, in maniera direi esemplare, questo mutamento tutto in negativo, dalla persecuzione dei diritti che non prevedono che gli ebrei vengano messi a morte e deportati ad Auschwitz, anche perché nel 38 Auschwitz non c'è ancora. Però nel 43, ecco, la situazione è peggiore perché si passa alla persecuzione delle vite degli ebrei. Poi arriva il congresso di Verona, atto costitutivo della Repubblica Sociale Italiana del novembre del 43, in cui gli ebrei vengono definiti stranieri e nemici. Che cosa si fa, ecco, in un momento in cui un paese in guerra nei confronti degli stranieri e nemici interni devono essere tutti arrestati e naturalmente poi messi a tacere. In questo caso messi a tacere voleva dire Auschwitz. Quanti sono gli ebrei presenti in questo momento in Italia? Ecco, gli ebrei in questo momento sono 33.000 su una popolazione ancora di 44 milioni di abitanti, quindi ragioniamo sempre nell'ambito dell'uno per mille. Ricorderete che prima ho dato una cifra diversa, nel 38 gli ebrei sono 46.000, adesso sono scesi a 33.000. Che cosa voleva dire? Che chi poteva ha lasciato l'Italia. Ha lasciato l'Italia perché sentiva nel 38, 39, 40 che tirava una brutta aria nei confronti degli ebrei, chi aveva aderenze all'estero, aveva amici, chi parlava anche diverse lingue, chi aveva i soldi naturalmente, chi aveva la possibilità, ecco, di poter iniziare una nuova attività, i professori universitari che erano aspettati, possiamo dire, a braccia larghe, ecco, nei vari Atenei, anche negli Stati Uniti, penso a Salvemini, a parte che Salvemini non era ebreo, però insomma c'erano numerose opportunità di lavoro. Chi è rimasto degli ebrei? Chi sono questi 33.000, a parte gli stranieri, ancora più poveri rispetto agli altri? È la parte più debole, sono i poveri. Sono gli ebrei, ecco, che sono rimasti in Italia perché non avevano materialmente nessun posto all'estero dove poter andare. L'episodio più importante, come vedete in questa schermata, in questa slide, da ricordare per quanto riguarda la tragedia degli ebrei italiani, questa è famosissima. Tutti gli anni, il 16 ottobre, all'interno del ghetto ci sono tutta una serie di cerimonie. È la famosa razzia nel ghetto di Roma. Ecco, teniamo in considerazione che a Roma, in questo momento, nel settembre del 43, ci sono 12.000 ebrei, cioè praticamente uno su tre di tutti gli ebrei in Italia vivono a Roma, 1.000 nel ghetto, grosso modo, e altri 11.000 sparsi in tutta la città. Ecco perché il ghetto di Roma è la prima operazione di polizia, prima ancora, ecco, del ghetto di Venezia oppure di altre città, perché lì c'erano concentrati il maggior numero di ebrei ed era molto importante che non scappassero. Impauriti da quanto stava accadendo in altre parti d'Italia, approfittassero per fuggire. Le SS quindi definiscono bene, ecco, il primo obiettivo che appunto era il ghetto di Roma. E la notte del 16 ottobre del 1943 è lo Shabbat, quindi gli ebrei stanno in casa, sono le prime ore del giorno, non c'è ancora luce. È il momento dello Shabbat, poi oltretutto pioveva, era una mattinata molto fredda, gli ebrei stavano in casa e nelle prime luci dell'alba 250 SS penetrarono all'interno del ghetto e praticamente arrestarono tutti. Poi cercarono di capire, no, sulla base di criteri razziali, chi erano gli ebrei, chi invece erano i coniugi ariani conviventi e tutto il resto. Quindi delle 1023 persone arrestate durante quella notte, alla fine, ecco, vennero separati 1022, c'è un piccolo errore, in realtà furono 1022 ebrei per Auschwitz. Dopo pochi giorni dalla stazione Tiburtina partirono nei carri bestiame per il lager e all'arrivo ben 879, ecco, dei 1022 partiti finirono subito nelle camere a gas. Gli altri invece vennero introdotti per il lavoro forzato. E di questi 1022 persone, ecco, che tornarono, che furono costrette, insomma, alla deportazione ad Auschwitz, tornarono in Italia ben solo 17 persone.
16 uomini e una donna. Questa è la Shoah, questa è la distruzione, sono numeri che fanno ben capire quello che stava accadendo. 1022 ebrei partiti per Auschwitz, alla fine della guerra tornarono in 17. Altri 600 ebrei poi vennero arrestati da polizie italiane, fasciste italiane, nelle settimane successive. Ecco, Mussolini non reagisce. Sappiamo che venne informato dai tedeschi il giorno prima, ma ovviamente non si fidano neanche di Mussolini. Avvisarlo prima, gli italiani, si sa, chiacchierano, parlano, straparlano. Ecco, Mussolini venne avvisato il giorno prima, naturalmente non fece nulla per salvare gli ebrei, figuriamoci. Ecco, quindi la dobbiamo considerare anche lo stesso Mussolini corresponsabile in quello che accade. Ma c'è un altro aspetto interessante, sempre legato alla razione del ghetto di Roma, perché anni fa è un personaggio, è una storica tra le più importanti in Italia, Liliana Picciotto Fargion, è del Centro di Documentazione Ebraica di Milano. Ecco, lei aveva trovato anni fa un documento particolarmente interessante, curioso, eccetera. Cioè, in sostanza, questo documento la prevedeva che gli ebrei di Roma fossero deportati a Mauthausen e non Auschwitz. Perché vanno ad Auschwitz invece? Perché Mauthausen voleva dire qualche possibilità, seppure larvata, di sopravvivenza. Auschwitz voleva dire la messa a morte praticamente immediata. Perché i nazisti prevedevano che ci sarebbe stata una reazione forte del Papa. Perché in fondo la deportazione degli ebrei è avvenuta letteralmente sotto le finestre del Papa. È un'espressione che è stata utilizzata da alcuni storici e poi ripresa, perché tra il ghetto di Roma e i palazzi vaticani in linea d'aria sono poche centinaia di metri. Quindi si prevedeva una reazione piuttosto forte da parte di Pio XII, mentre in realtà non c'è nessuna reazione, praticamente né forte né debole, ecco, perché per vari motivi, naturalmente contava molto anche la tradizione antigiudaica radicata nel mondo cattolico. Quindi a questo punto, visto che il Papa non aveva reagito, era opportuno che gli ebrei andassero ad Auschwitz, mentre Mauthausen forse era la carta da giocare per evitare, insomma, che il Papa prendesse posizioni che mettessero in difficoltà Mussolini e naturalmente le autorità naziste. Infatti poi, insomma, non ci saranno reazioni particolari, però è anche vero che molti ebrei romani, anche nel resto dell'Italia, furono aiutati nel momento della fuga, ecco, da molti conventi, monasteri, chiese, eccetera, che si aprirono a loro, così come si aprirono ai prigionieri di guerra, agli antifascisti, perché altrimenti il rischio era che le autorità tedesche e italiane fossero in grado di arrestare tutti o gran parte degli ebrei. Quindi chiediamoci, nella razzia del ghetto di Roma gli italiani non c'entrano, ecco, ma non c'entrano veramente. Ecco, in realtà non è proprio così, perché è vero che sono state le SS a irrompere nel ghetto, però un ruolo fondamentale l'hanno avuto i burocrati italiani, che hanno fornito ai tedeschi gli elenchi, nomi, vie, quartieri, numeri civici, elenchi di parenti ariani, dove eventualmente cercarli. E poi ci furono altri italiani a guidare le SS nelle vie di Roma per accertare l'identità delle persone. È ovvio che i tedeschi da soli non sarebbero mai riusciti a operare una retata in grande stile, non conoscevano le zone, non parlavano l'italiano, oppure parlavano malamente l'italiano. Quindi la razzia nel ghetto di Roma, se non ci fosse stata la collaborazione, ecco, dei solerti, dei burocrati, poliziotti italiani, eccetera, eccetera, non sarebbe potuta esserci. Infatti questa schermata, ecco qua i carnefici italiani, i volonterosi carnefici di Mussolini, oppure i volonterosi carnefici di Hitler, parafrasando un po' il famoso libro di Goldhagen. La schermata indica appunto, insomma, a chi addebitare tutte queste violenze. Per quanto riguarda l'Italia, i fascisti naturalmente, quindi reparti della Guardia Nazionale la Repubblicana, le Brigate Nere, le Brigate Fasciste, per esempio la Banda Koch che operava proprio a Roma, feroce nell'individuazione degli ebrei, oppure la famigerata Banda Collotti a Trieste, altro polo, grande polo di insediamento ebraico. Poi dobbiamo considerare le forze dell'ordine,
i prefetti, i questori, la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, la burocrazia con segretari comunali, impiegati, dattilografi, che scrivevano i nomi dei deportati, oppure davano gli elenchi degli ebrei, dando anche il numero civico, gli autisti, quelli che guidavano anche solamente i camion per il trasporto degli ebrei nel punto in cui vennero ammassati quelli del ghetto di Roma fino alla stazione Tiburtina. Potremmo dire che tutte queste persone, leggendo la slide, collaborarono con i tedeschi per individuare, arrestare, rapinare, deportare, consegnare gli ebrei alle autorità naziste per la deportazione in Polonia. Infatti sempre Liliana Picciotto Fargion ha definito bene, ecco, come individuare il ruolo italiano e il ruolo tedesco. In sostanza, alla polizia italiana le ricerche degli ebrei, il loro arresto e il loro concentramento, a Fossole, adesso vedremo, alla polizia tedesca la successiva deportazione. Quindi una sorta di divisione del lavoro tra autorità di polizia, autorità politiche italiane e tedesche, che purtroppo, potremmo dire, ha funzionato troppo bene. Gli ebrei rastrellati vennero portati nel campo di concentramento di Fossoli, Carpi Modena, che fino al febbraio del 1944 fu retto da polizia, dalla polizia italiana. Poi subentrarono i tedeschi. Da Fossoli poi partivano i treni con destinazione Auschwitz, Primo Levi è partito da Fossoli, ma anche Dachau, Mauthausen, Buchenwald. Questi erano gli itinerari percorsi dei triangoli rossi, ovvero degli oppositori politici. Ecco, da notare che i treni della deportazione degli ebrei e dei politici da Fossoli erano forniti dalle ferrovie italiane. La scorta fu sempre fornita da carabinieri. I macchinisti erano italiani, almeno fino al confine. Ecco, vediamo un altro episodio, anche questo direi famoso, tra virgolette, nell'ambito, ecco, della deportazione degli ebrei. Ecco, qua siamo a Venezia, 6 dicembre del 1943, quindi solamente poche settimane dopo i fatti di Roma. Altra retata di ebrei. Nella notte del 6 dicembre 43 furono prelevati dalle loro case 163 ebrei, 114 uomini e 49 donne. Ed è interessante notare che questi arresti furono opera solo di italiani. Qua i tedeschi non ci sono. Agiscono in primis commissariati di pubblica sicurezza, comando dei carabinieri, reparti della milizia volontaria della sicurezza nazionale, quindi insomma uomini legati al partito fascista. E nelle stesse ore i beni degli ebrei, talvolta ingenti, ecco, venivano spartiti, ecco, tra tutti coloro che avevano partecipato alla razzia, almeno le autorità, ecco, che avevano diretto la razzia contro il ghetto di Venezia. Però paradossalmente nello stesso giorno, ecco qua c'è un'altra slide, lo stesso giorno Venezia e Firenze, lo stesso giorno una retata assicurava nelle mani dei nazisti un numero anche questo consistente di ebrei, circa un centinaio. In questo caso ad agire sono i tedeschi, casa per casa, però accompagnati, ecco, da solerti collaboratori italiani. E poi, ecco, non dimentichiamo le tante ruberie ai danni dei patrimoni degli ebrei. Anche questo è un filone che merita di essere studiato. Cioè, la legge diceva in sostanza che i beni degli ebrei, che potevano essere i quadri importanti, argenteria, candelabri, eccetera, eccetera, dovevano finire tutti nelle mani della Egeli. L'Egeli era letteralmente l'ente gestione e liquidazione immobiliare dei beni ebraici. In realtà, più delle volte, come documenta Levi Sullam, mobili, quadri antichi, gioielleria, argenteria, eccetera, finivano subito nelle case, ecco, nelle belle case, direi, di qualche gerarca importante. E tutto questo è documentato, naturalmente. E poi non si contano l'estorsione ai danni delle famiglie degli ebrei per evitare l'arresto. Quindi c'era gente che si faceva dare del denaro promettendo che non sarebbero arrivate polizia, carabinieri, eccetera, poi invece, magari il giorno dopo aver riscosso il denaro, polizia, carabinieri e brigatisti arrivarono. Tutto questo lo sappiamo perché nel 2001 è stato pubblicato il rapporto parlamentare Anselmi,
Ecco, Tina Anselmi allora era una parlamentare a capo di questa commissione che studiò a lungo tutti i documenti e quante malversazioni, quante ruberie, quanti furti ai danni degli ebrei. Tanti arresti e tanti furti furono possibili perché nell'Italia dell'epoca c'erano tanti delatori, c'erano un sacco di spie, anche perché valeva la pena, da un certo punto di vista naturalmente, fare le spie, perché le taglie erano molto alte. Cioè praticamente per un ebreo si andava dalle 5.000 lire alle 9.000 lire. 9.000 lire sarà un ebreo eccellente, magari un antifascista, ecco là. E 9.000 lire, naturalmente dobbiamo rapportare agli euro di oggi. 5.000 lire equivalgono a circa 5.000-6.000 euro di oggi. Quindi se una intera famiglia di ebrei, padre, madre, due figli, era assicurata alla giustizia, uno campava per tutto l'anno. I bambini venivano pagati 1.500 lire, più o meno 1.500 euro. Quindi insomma, quattro persone. Infatti ci furono persone che lasciarono perdere il loro mestiere, italiani naturalmente, e si misero alla ricerca degli ebrei, ma anche ebrei alla caccia di ebrei. Infatti una delle figure più inquietanti, ancora oggi ricordata in termini totalmente negativi all'interno del ghetto di Roma, è Celeste di Porto. Celeste di Porto merita una breve nota. Era una bella ragazza, così viene raccontata, era nata nel ghetto Celeste di Porto, intorno ai 20 anni, si era invaghita di un gerarca fascista e lei passava le giornate all'interno del ghetto. Lei si avvicinava agli ebrei, naturalmente durante l'occupazione nazista, si fermava a parlare con loro. Il problema è che Celeste di Porto non era mai sola. C'era sempre qualche tedesco o qualche poliziotto che la seguiva. Quando lei si avvicinava e stringeva mani, abbracciava qualcuno, quelle persone 10 minuti dopo erano arrestate. Celeste di Porto finì in carcere, però uscì con troppa facilità. Vedremo poi, ecco, il peso dell'amnistia Togliatti e altro. E poi ci sono le fughe in Svizzera, anche questo riguarda sempre il discorso legato agli italiani. Comunque, per dare qualche cifra, quanti ebrei italiani furono accolti in Svizzera e quanti respinti? Ahimè, come vedete, il numero di ebrei italiani respinti supera quello degli ebrei accolti, 6.000 ebrei italiani accolti contro 8.700 respinti, tra cui naturalmente Liliana Segre con il padre. Arrestati subito dopo dai tedeschi, ma ributtati al di qua del confine, come Liliana Segre e il padre, subito arrestati dalle guardie confinarie italiane, polizia, guardie di finanza, carabinieri, eccetera. Oppure traditi gli ebrei dalle guide, che si facevano dare soldi in anticipo dagli ebrei, poi a un certo momento comparivano guardie di confine italiane o tedesche e così percepivano anche la taglia promessa appunto per tutti gli ebrei. Che cosa pensavano gli italiani dell'epoca, potremmo chiederci, e se lo chiede anche Levi Sullam, difficile dire naturalmente, non abbiamo più di tanto la fonti, però al binario 21 abbiamo insomma un punto di riferimento. Al binario 21, ecco, abbiamo una slide, ci siamo stati tutti qua, ecco, a Stazione Centrale, via Ferrante a Porti, cioè dove partivano i treni degli ebrei. E all'inizio, quando entriamo, troviamo, ecco, questa scritta monumentale a caratteri cubitali, scritta Indifferenza. È stata voluta proprio da Liliana Segre, lei ha detto che è un po' battagliato, ecco, per ottenere, perché c'erano altre possibilità, non so, mai più o altre possibilità, invece no, lei volle giustamente, ecco, questa scritta, perché rappresentava bene, ecco, ciò che aveva vissuto anche lei, l'indifferenza degli italiani. Quindi insomma, che cosa passò nella testa della gente dell'epoca? La difficile dire, comunque insomma, molti disapprovarono, è probabile, altri plaudirono, perché anche loro conquistati, ecco, dal verbo antigiudaico e antisemita, altri girarono semplicemente la testa dall'altra parte.
Non dobbiamo dimenticare però che in Italia in quel periodo, ecco, c'erano due forme di occupazioni, fascisti che non scherzavano e i tedeschi che non erano inferiori ai fascisti per quanto riguardava la durezza nei confronti, ecco, anche di coloro che sgarravano un pochino. Per tutti c'era come unica medicina il campo di concentramento. A questo punto potremmo chiederci, ma quanti collaborazionisti pagarono con il carcere? No, perché noi abbiamo in testa un'idea, seppure elementare, ecco, però insomma in qualche modo importante di giustizia. Non è possibile che sia finito tutto in una bolla di sapone. Ecco, sempre Levi Sullam ci dice che nessuno fu processato nel dopoguerra, nessuno, stiamo parlando di italiani, né per le persecuzioni 43-45 e neanche per la politica anti-ebraica a partire dal 38. Cioè la persecuzione degli ebrei nell'Italia del 45-46-47 non è una colpa specifica e neanche una aggravante. È l'eterno tema della mancata Norimberga italiana, no? Sappiamo tanti libri scritti sul fatto che in Germania una Norimberga c'è stata, seppur magari limitata, però c'è stata. In Italia assolutamente no. Una Norimberga italiana che avrebbe incriminato almeno i gerarchi di maggiore importanza, ma anche quella zona grigia di cui parlava prima Gloria, ecco, quella zona grigia che per 25 anni aveva il consenso, affidato il proprio consenso al fascismo, quella zona grigia che ora era pronta a trasformarsi in democratica, compreso naturalmente il Partito Comunista di Togliatti e il Partito Socialista di Nenni, dove ci furono molte persone, ecco, che con grande nonchalance passarono dal fascismo al cosiddetto comunismo. Infatti vennero chiamati fascisti rossi. C'è anche un bel assaggio, ecco, proprio sui fascisti rossi che passarono e Togliatti, insomma, li accolse quasi tutti, tranne naturalmente i nomi come Curzio Malaparte, troppo compromessi, insomma, per figurare nel partito di Togliatti. Ecco qua. Vediamo un'immagine di Togliatti, perché nella nostra storia è molto importante l'amnistia Togliatti. Sappiamo, sono praticamente negli stessi giorni del referendum del 2 giugno, se non sbaglio era il 22 giugno del 46, l'amnistia Togliatti nel giro di pochi giorni, poche settimane, libera 10.000, ripeto, 10.000 persone che rischiavano lunghe condanne, che stavano già in carcere. Infatti venne liberata gente come Giuseppe Bottai, al centro delle leggi razziali, Luigi Federzoni, nazionalista da sempre, Carlo Scorza, la truculento capo del partito fascista in alcuni momenti, ma vennero liberati anche i torturatori dei partigiani e degli antifascisti sulla base di sentenze che oggi paiono ridicole. Il problema è che Togliatti e gli altri non si pongono il problema di epurare prima la magistratura e poi facciamo l'amnistia eventualmente, oppure facciamo i processi, meglio ancora. Quindi la stessa magistratura fascista diventa adesso magistratura democratica nell'Italia repubblicana e questi ex fascisti magistrati, giudici, sono coloro che naturalmente poi approfittano dell'amnistia Togliatti per evitare che amici, camerati, eccetera, possano languire nelle carceri italiane. Anzi, se vogliamo, potremmo considerare Togliatti come uno degli autori della leggenda del bravo italiano, ecco, da cui siamo partiti, perché nel testo, ad un certo momento, si dice, ecco, che nell'amnistia, nel dispositivo dell'amnistia, si parla della riconciliazione e pacificazione di tutti i buoni italiani. Il problema è che tra i buoni italiani c'erano tantissimi criminali, ecco, a tutti i livelli, che Togliatti contribuì a mettere a piede libero. Ecco, e qui arriviamo a uno dei paradossi dell'Italia dell'epoca, che Carlo Azzariti, forse non è molto famoso oggi, ecco, però insomma è un nome piuttosto ingombrante. Cioè, chi è Gaetano Azzariti? Gaetano Azzariti nel 1938 è presidente del Tribunale della Razza, quindi insomma in posizione apicale. Però in questo momento diventa uno dei principali collaboratori di Togliatti quando è ministro all'interno, ecco, del suo Ministero di Grazia e di Giustizia. Quando qualcuno diceva a Togliatti, ma come, Azzariti è il tuo braccio destro, ma lo sai che Azzariti, il suo passato, Togliatti diceva sì sì, so tutto di Azzariti, però nessuno come lui conosce i meandri del ministero.
Diciamo che Togliatti era uno molto pragmatico, ecco, le ideologie insomma, c'entravano fino a un certo momento. Però la carriera di Azzariti non è finita, perché poi, vediamo ecco un attimo, concluse la sua carriera come presidente della Corte Costituzionale negli anni 50. E da notare poi un'altra cosa importante, l'amnistia cancellava per proprio la sua natura giuridica, ecco, qualunque forma di colpa, è come se il reato non fosse mai avvenuto. Cioè noi assistiamo negli anni 80-90 a qualche timido tentativo di processare i criminali nazisti in Italia, perché, ecco, tanto per intenderci, perché non ci sono mai stati processi contro i cosiddetti criminali italiani? Perché l'amnistia aveva cancellato tutto. Quindi non era possibile negli anni 90 portare seppure alla sbarra uomini che già avevano 80 anni, 90 anni, come è stato tentato con criminali tedeschi portati in Italia, perché l'amnistia aveva proprio, ripeto, l'ha cancellato tutto, come se non fosse accaduto nulla. E Togliatti sapeva, non era uno stupido, e poi era anche laureato, avvocato, laureato in giurisprudenza, quindi sapeva benissimo quello che stava facendo. Perché l'ha fatto, casomai, possiamo vedere durante il dibattito. Ma c'è un altro caso clamoroso, direi degno di un film di Totò. Insomma, Totò non poteva arrivare a tanto. Ed è la figura che racconta sempre Levi Sullam di Mario Cortellini. Ecco, chi è Mario Cortellini? Durante il 43-45 è il responsabile dei sequestri ai danni degli ebrei di Venezia. Poi nessuno lo inquisisce, eccetera. Finita la guerra, lo vediamo a capo dell'ufficio recuperi beni ebraici. Da sequestratore di beni a restitutore degli stessi beni, magari alle stesse persone. Cioè, penso che ecco, anche nel cinema italiano, ecco, degli anni ruggenti, anni 50 così, una situazione come questa ecco, non è stata immaginata, insomma, però è accaduta. Poi insomma, perché è importante il fatto che la Norimberga italiana non c'è stata? Perché ci sono ancora oggi persone convinte che gli italiani siano stati tutto sommato brava gente. Ci sono persone che sono convinte che Mussolini tutto sommato ecco, è stata una brava persona. Perché appunto, insomma, a parte l'ignoranza di queste persone, non c'è stato mai da parte del popolo italiano un momento in cui insomma, abbiamo fatto i conti onestamente con il nostro passato. I tedeschi hanno fatto molto, magari potevano anche fare di più, però hanno fatto molto. Nel caso degli italiani non abbiamo fatto nulla. Ecco, per arrivare un po' alle conclusioni, ecco, abbiamo detto all'inizio che in Italia si è parlato molto dei giusti. Ecco, benissimo, i giusti sono... sappiamo, ecco, coloro che hanno aiutato gli ebrei, anche qua vicino a Legnano, dove abito, a San Giorgio su Legnano, insomma, abbiamo avuto un giusto fra le nazioni, era un impiegato che, seppure con mille difficoltà, aiutò una famiglia ebraica che da Milano era sfollata a San Giorgio su Legnano, a due passi da casa mia. Ecco, e fu aiutata ecco, da questo segretario comunale Giacomo Bassi, altrimenti sarebbero finiti anche loro prima a San Vittore e poi ad Auschwitz. E questo è giusto, quindi parlare di Perlasca e parlare insomma, dei giusti italiani. Però chiediamoci, ecco, sono stati più i giusti o i carnefici? Se andiamo a vedere, è ovvio che sono stati molti di più i carnefici. Quindi insomma, parliamo dei giusti, ma additiamoli ancora oggi come persone da portare nelle scuole, come modelli ecco, di virtù civiche, esempi virtuosi di uomini e donne che rischiarono, come Giacomo Bassi vicino a casa mia, ecco, rischiarono spesso la deportazione, il carcere per degli sconosciuti. Però parliamo soprattutto ecco, dei carnefici, visto che insomma, questo slogan italiani brava gente, eccetera, sicuramente ecco, non appartiene al nostro lessico. Ecco, vediamo l'ultima, penultima schermata, eccetera, ecco, le cifre della deportazione. Chiediamoci, perché la storia ha bisogno di date, ma ha bisogno anche un po' di numeri. Quanti sono stati gli ebrei deportati, che nel periodo 43-45 gli storici ci dicono che sono esattamente, contando anche i possedimenti italiani, eccetera, 8.869. Ecco, di questi 6.000 morirono ad Auschwitz e 300, ecco, in altri momenti, nella risiera di San Sabba, le fosse ardeatine, c'erano
Tra i 335 c'erano anche degli ebrei, l'eccidio di Mena e tanti altri eccidi all'interno dell'Italia. Quindi praticamente uno su cinque quindi fu ucciso, fu assassinato ecco, durante questo biennio tragico. E poi ecco, abbiamo un'altra schermata che ci serve insomma per puntualizzare alcuni aspetti. Ecco, gli arresti, abbiamo naturalmente cifre precise, sempre Liliana Picciotto Fargian, Michele Sarfatti hanno fatto negli anni delle accurate analisi, quindi questi numeri sono sicuramente attendibili e documentabili. Gli arresti effettuati da soli italiani sono la metà complessiva, 2.210. 2.400 invece furono arrestati dai tedeschi, spesso anche da soli, oppure vabbè, ecco, la responsabilità dei tedeschi. Per la 2.300 casi non sappiamo e molto probabilmente non sapremo mai. Però occorre tenere in considerazione che quando i tedeschi agivano all'interno delle strade, piazze, quartieri, la presenza italiana era sempre molto importante, ovvio, non puoi agire all'interno di una città che non conosci, soprattutto se non parli bene la lingua. Ecco, c'è un'ultima immagine, ecco, è un aneddoto che si trova in un'opera di Primo Levi, sinceramente non mi ricordo quale, però è significativa, ecco, per cogliere un po' lo spirito del nostro incontro. È il 22 febbraio del 44, Primo Levi è pronto per essere deportato da Fossoli ad Auschwitz e lì c'è un carabiniere italiano e Primo Levi dice: si ricordi di quello che sta vedendo, si ricordi che lei ne è complice e si comporti di conseguenza. Ma che cosa posso fare io? Faccia il ladro, è molto più onesto. Ecco, io ho terminato, spero che la mia voce si sia sentita senza problemi, eccetera, eccetera. Adesso lascio subito la parola a Carlo Antonio Barberini. Ecco, grazie tanto. Antonio, il microfono. Ok, sì. Mi si sente adesso? Sì, sì. No, io dicevo che volevo fare alcune brevi considerazioni su come, quali ideologie sono state utilizzate nella politica estera dell'Italia. Ovviamente il punto d'arrivo delle mie considerazioni riguarderà l'antisemitismo, ma prima dell'antisemitismo, dall'Unità d'Italia, la politica estera italiana è stata giustificata con altre ideologie che poi ritroviamo anche successivamente in questo ruolo. Partirei da un'affermazione di uno studioso delle relazioni internazionali, Alessandro Corneli, il quale ha detto: gli interessi delle potenze non vanno mai in giro nudi, sono sempre vestiti con molta ricercatezza, di grandi ideali soprattutto. Cioè, in altre parole, gli interessi delle potenze, e lì sappiamo, no, che la politica estera degli stati risponde a quella che Richelieu definiva la ragion di Stato, e in nome della ragion di Stato sono state combattute le guerre, è stata fatta la Shoah, sono stati fatti i peggiori massacri della storia dell'umanità. Ricordiamo nel corso del XX secolo, no, quei 316 guerre, 200 milioni di morti, e ripeto, dietro a questa massa di eccidi c'è la ragion di Stato, vale a dire le guerre combattute dagli Stati per difendere i loro interessi. Ecco, l'ideologia più importante da questo punto di vista è stata sicuramente il nazionalismo. Il nazionalismo è l'ideologia che più di ogni altra si presta quando una classe dominante vuole coinvolgere le masse, i lavoratori, all'interno di una guerra in nome della ragion di Stato, cioè per difendere gli interessi delle classi dominanti, visto e considerato che le guerre hanno questa funzione. Difendono gli interessi delle classi dominanti usando e mandando al massacro le classi oppresse. Sergio Romano, che oltre
ad essere uno storico e anche, diciamo così, un personaggio di prestigio, e non certamente un personaggio di sinistra, è uno storico, un giornalista liberale. In un suo libro, I confini della storia, ha spiegato bene cos'è il nazionalismo. È un libro interessante perché Sergio Romano ricorda l'uso che del nazionalismo è stato fatto a partire dall'Ottocento, cioè a partire da quando nascono gli stati nazionali. Sergio Romano esprime anche alcune valutazioni, direi, estremamente interessanti, dato il personaggio che lui è. Leggo qualche brano di questo scritto, ripeto, I confini della storia, edizioni Burr, Sergio Romano. Il manuale di storia nasce nell'Ottocento, è il catechismo con cui gli stati nazionali educano i giovani a credere nella patria e a difenderla sul campo di battaglia. Non mi sembra che ci si debba scandalizzare. Ripeto, e questa è un'affermazione sulla quale gli insegnanti dovrebbero riflettere, la scuola non è una fortezza neutrale dove si studiano verità astratte. È il luogo in cui la classe dirigente di un paese, la vecchio marxista, io oserei dire la borghesia, lui non lo può dire, ma io lo posso dire, giustifica se stessa e trasmette le proprie convinzioni, aggiungo ancora io da vecchio marxista, cioè le ideologie che tutelano gli interessi delle classi dominanti, alle generazioni seguenti. Ripeto, è una lezione importante per gli insegnanti su qual è il ruolo della scuola, visto che viene da uno storico di scuola liberale e quindi il quale tutto sommato, no, come è d'accordo con Marx ed Engels nell'ideologia tedesca, quando dicevano le idee dominanti sono le idee della classe dominante. E nella scuola gli insegnanti devono svolgere questa funzione, vale a dire di trasmettere alle nuove generazioni le convinzioni delle vecchie generazioni, delle classi dominanti ovviamente, insomma. E poi aggiunge Sergio Romano, i manuali possono essere scritti bene, con garbo, senso della misura e qualche tocco di obiettività, guardate bene la finezza, qualche tocco di obiettività, o scritti male, con astio e spregiudicata partigianeria, ma non sono mai in nessun paese la verità. Sergio Romano, no? Che dice, cosa sono i manuali scolastici? Sono questa cosa qua. E poi conclude, che è l'affermazione direi più interessante a proposito del ruolo svolto dal nazionalismo, l'Ottocento fu il secolo durante il quale gli studi storici ebbero uno straordinario sviluppo e la storia divenne la materia prima dell'identità nazionale, cioè del nazionalismo. Ma la materia prima, nelle scuole, fu adulterata sino a diventare una droga nazionalista per gli europei che avrebbero combattuto le due grandi guerre civili del XX secolo, cioè la prima e la seconda guerra mondiale. Quindi dove va a parare il nazionalismo? Il nazionalismo va a parare nelle due guerre mondiali con tutte le conseguenze che ben conosciamo. Ecco, ma c'è un'altra ideologia, certamente meno nobile del nazionalismo, tra tutte le ideologie delle classi dominanti, è la più nobile, perché il nazionalismo non lo mette in discussione nessuno. Non lo mette in discussione nessuno. E tenete ben presente che oggi il nazionalismo italiano, diciamo così, è un po' giù di moda, c'è solo quel personaggio di Salvini che prima gli italiani, ma adesso un po' anche che non lo tira neanche più fuori. Ma si sta sviluppando un altro nazionalismo, rispetto al quale bisogna fare molta attenzione, che è il nazionalismo europeista. L'Europa che salva, l'Europa che risolve, eccetera, eccetera. Ma comunque questo, diciamo, ci porterebbe fuori strada. Diciamo, mettiamo lì questo argomento e torniamo all'altra ideologia. Ideologia meno nobile,
ma altrettanto efficace per le ambizioni coloniali di quello che Lenin definì l'imperialismo straccione, che l'Italia, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, con una serie di avventure disastrose come la sconfitta di Adua, dimostra di essere appunto sì un imperialismo che ha grandi ambizioni, ma un imperialismo straccione, vale a dire che non riesce a combinare granché. Vale da questo punto di vista quello che diceva quel personaggio che di politica estera qualcosa ne, che ne capiva, era Bismarck, diceva che l'Italia aveva grandi appetiti coloniali ma non aveva denti aguzzi. Ado è appunto la dimostrazione più evidente di questa definizione, e Adua tra l'altro porterà al 98, Milano porterà alla crisi di fine secolo, da cui emergerà un personaggio interessante, vale a dire pacifista tra virgolette, perché nella Grande Guerra sosterrà la neutralità, ma grande personaggio, no, di scuola liberale, che era appunto Giolitti. Il quale Giolitti, a dispetto della sua figura, no, che viene ricordata per queste sue ambizioni, aspirazioni pacifiste, ma che viene ricordata anche perché politicamente svolse un ruolo importante nell'inserimento dei cattolici e dei socialisti nella politica italiana di inizio secolo. Ma a dispetto, diciamo, di tutte le ideologie con cui cerca di legare al carro della borghesia cattolici e socialisti, appena la crisi dell'impero ottomano si fa pesante, lui è lesto a riprendere le ideologie nazionaliste da un lato, pensiamo a Giovanni Pascoli, ma nel contempo anche le ideologie razziste, per partire alla conquista della quarta sponda con la colonna sonora di Tripoli bel suol d'amore. Ed è appunto lì, no, nella guerra di Libia, che in Italia si sviluppano, si diffondono ideologie razziste che poi verranno ulteriormente rafforzate nelle successive campagne militari del colonialismo italiano. Poi vabbè, c'è la Grande Guerra, e lì il nazionalismo italiano, anche qui, no? Nazionalismo italiano, durante la Grande Guerra, Mussolini è pagato dai francesi per sostenere l'ingresso in guerra dell'Italia contro gli austro-tedeschi. Quindi, per dire che il nazionalismo è una bestia strana anche per i nazionalisti, che si trovano spesso, no, seguendo gli interessi strategici delle potenze a cui fanno riferimento, si trovano spesso esposti a svolte, giravolte e così via. Tant'è che se voi andate a riprendere i numeri, qualche numero del Popolo d'Italia, che Mussolini definisce quotidiano socialista, perché sotto il titolo Il Popolo d'Italia c'era quotidiano socialista fondato da Benito Mussolini, e naturalmente il Popolo d'Italia fa la campagna contro i tedeschi e fa la campagna contro gli austriaci a favore dell'intesa. Dopodiché, finita la guerra, il nazionalismo viene cavalcato dalle ambizioni balcaniche dell'Italia liberale, perché ricordiamolo, no? Il fascismo non è Mussolini che conquista lo Stato, come raccontano le ideologie e i manuali di storia. Il fascismo è lo Stato liberale che diventa fascista, vale a dire affermare Mussolini, lo diceva Montanelli, lo sarebbe bastato un capitano dei carabinieri che andasse alla stazione Termini e lo arrestasse. Ovviamente nessun capitano dei carabinieri si azzarda a farlo, perché era d'accordo la monarchia, era d'accordo i grandi gruppi, erano d'accordo gli agrari, era d'accordo la grande, erano tutti d'accordo che per impedire la rivoluzione che tutti temevano ci voleva il fascismo, e Mussolini è l'uomo che coglie questa situazione. E naturalmente Mussolini è abile, no, ancora una volta, ad usare il nazionalismo in un'altra variante, che è quella famosa
dalla vittoria mutilata dagli alleati, perché quelli che erano i suoi soci del 1914-15, l'intesa, e poi nei trattati di Versailles, per altre esigenze strategiche, vale a dire la necessità di impedire lo sbocco sul Mediterraneo alla Germania, e allora ci voleva la Jugoslavia, e lì naturalmente la promessa fatta a Mussolini di dargli la Dalmazia passa in secondo piano rispetto all'interesse strategico dei francesi e degli inglesi. Ecco, detto questo, allora dobbiamo aver presente un dato di fondo, non uno che di politica ne capiva sicuramente. Napoleone diceva: la politica estera di uno Stato è nella sua geografia. E allora è evidente, non basta guardare una cartina geografica per rendersi conto che la politica estera dell'Italia, essendo l'Italia una media potenza, media tendente al piccolo per intenderci, la sua politica estera è la politica mediterranea. Tutte le volte che l'Italia ha dimenticato questo dato di fatto imposto dalla geografia, ha fatto dei grandi disastri. E gli anni 30 iniziano col tentativo di Mussolini di dimenticare la posizione geografica dell'Italia e quindi quelli che erano i limiti della politica estera dell'Italia, cioè il Mediterraneo. Mussolini, falliti i tentativi, no, di insediarsi nei Balcani, perché francesi e inglesi gli avevano detto: lascia perdere, che lì c'è un altro problema più grosso del tuo e lo risolviamo con la Jugoslavia. Mussolini si butta, diciamo così, in una direttrice politica senza speranza, cioè tenta una politica centro-danubiana con l'Ungheria e con l'Austria. Ma il problema dell'Austria, e lo capite benissimo, che in generale l'Austria è una provincia tedesca, ma quando poi Hitler arriva al potere nel 1933, è evidente che per l'Italia avere delle velleità sull'Austria voleva dire infilarsi in un sacco di guai, come poi vedremo tra un momento. 1930 c'è il patto di amicizia tra l'Italia e l'Austria, ma nel 1931 c'è il progetto di unione doganale tra la Germania e l'Austria. Non siamo ancora al 1933, Hitler, è il 1931. Che vuol dire che è strategico l'interesse della Germania per l'Austria. E siccome la Germania ha ben altre dimensioni rispetto all'Italia, è evidente che Mussolini, andando a candidarsi a diventare il protettore dell'Austria, come per qualche anno farà, si mette in una prospettiva senza speranza, come del resto vedremo. 33, Hitler al potere, anche qui interessante, però cosa succede in Austria? Nonostante Hitler, in Austria c'è un colpo di Stato e c'è la dittatura austrofascista di Dollfuss. Dollfuss è contro Hitler. Dollfuss vuole l'indipendenza dell'Austria dalla Germania. Anche lui non aveva capito bene la geografia e l'economia e la politica dell'Europa in quel momento. Ed è talmente folle che sopprime tutti i partiti politici, compreso il partito nazista. E poi nel 1934 introdurrà una costituzione corporativa sul modello fascista. E questo permette il 17 marzo del 1934 all'Italia di concludere i protocolli di Roma con Italia, Austria e Ungheria. Allora voi direte: allora Mussolini a quel punto ce l'ha fatta. No, momento. 25 luglio, 17 marzo i protocolli di Roma. 25 luglio 34, cosa succede? In Austria c'è un push nazista, perché ovviamente Hitler non può accettare quel tipo di... Viene assassinato Dollfuss e a quel punto arriviamo all'apice dello scontro tra l'Italia e la Germania. Mussolini manda 4 divisioni al Brennero e costringe la Germania ad abbandonare i nazisti austriaci. Prende il potere un nuovo cancelliere fascista e antitedesco come Dollfuss. Quindi in Austria erano tanti che non capivano la geografia
e la geopolitica dell'Europa, evidentemente. La stampa fascista esulta e parla di Dollfuss come di un uomo politico, un martire per la Chiesa, che aveva opposto la mistica cristiana austriaca alla mistica razzista tedesca. I fascisti sono antitedeschi, vale a dire, diciamo, la posizione, adesso poi vi leggo un brano di un libro estremamente interessante, anzi ve lo leggo subito, perché dichiarazione di Mussolini, settembre 1934, quindi siamo nel pieno della crisi austriaca. Mussolini fa l'antinazista. 30 secoli di storia ci permettono di guardare con sovrana pietà a talune dottrine di oltre Alpe, sostenute dalla progenie di gente che ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita nel tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio e Augusto. Quindi quei trogloditi di nazisti che fanno i razzisti e gli antisemiti dimostrano appunto di non avere certamente la cultura, la storia, eccetera, eccetera. Questo è un brano tratto da, è una dichiarazione di Mussolini tratta da un bel libro che chi vuole approfondire l'Olocausto in Italia, il titolo del libro è esattamente quello, Susan Zuccotti, edizioni Mondadori. Ma c'è una ancora più bella, sempre da questo libro, leggiamo. Tra il luglio 34 e la metà del 36, mentre coltivava il fronte di Stresa era il tentativo di Mussolini di mettersi assieme alla Francia e alla Gran Bretagna per contenere Hitler. Ovviamente, perché? Perché è il momento nel quale lui cominciava a pensare all'Etiopia e aveva bisogno, come minimo, dell'appoggio franco-britannico per evitare naturalmente di incorrere in quelle che poi saranno le sanzioni della Società delle Nazioni. Quindi, mentre Mussolini coltivava il fronte, sperava di ottenere la benedizione britannica e francese per l'impresa etiope e continuava a diffidare della Germania nazista. Mussolini fece addirittura dichiarazioni filo-sioniste ed ebbe diversi incontri amichevoli con vari dirigenti del movimento sionista. Il movimento sionista erano gli ebrei che volevano fare lo Stato ebraico in Palestina, ma quelli che poi diventeranno i terroristi, eccetera, eccetera, insomma, la parte più decisa dell'ebraismo. E appunto la cosa divertente, almeno per l'epoca, poi diventerà tragica, ma dicembre 34, temporaneamente convinto che l'appoggio al sionismo potesse accrescere la sua influenza internazionale, permise addirittura a molti giovani ebrei dell'organizzazione sionista di Jabotinsky, che era il capo assoluto del sionismo, di studiare alla scuola marittima italiana di Civitavecchia. Gli studenti ebrei provenienti da ogni parte d'Europa e dalla Palestina formavano una sezione speciale della scuola. Anni dopo, i diplomati ebrei di Civitavecchia sarebbero diventati i quadri di base della nascente marina israeliana. Allora, per dire cos'è la politica estera, cos'è la ragion di Stato, cosa sono gli interessi, e naturalmente l'ideologia, come diceva Napoleone, no? L'intendance suivrà. Le ideologie devono andare dietro a giustificare a posteriori quelle che sono le scelte strategiche della ragion di Stato, della politica estera. E qui, ed è l'ultima parte, vediamo come l'imperialismo straccione diventi anche cialtrone, che è una caratteristica, diciamo, che la politica estera dell'Italia, per la verità non solo la politica estera, adesso volendo fare, lasciamo perdere tutti i riferimenti, ma comunque penso che ognuno di voi abbia la possibilità di cogliere i riferimenti che stanno dietro le mie parole. Cialtrone perché? Perché diventa, lo diceva Giancarlo Restelli, razzista, sempre più razzista e antisemita, ma non rispondendo a una richiesta di Hitler
per l'alleanza di Mussolini con la Germania, ma è un regalo che Mussolini fa a Hitler, l'antisemitismo. Cioè la vita di quei 46.000 ebrei viene regalata a Hitler semplicemente per dimostrare la simpatia che Mussolini aveva nei confronti di Hitler. 15 luglio del 35, leggi di Norimberga contro gli ebrei. 13 ottobre l'Italia attacca l'Etiopia. 18 novembre la Società delle Nazioni approva le sanzioni contro l'Italia. 9 maggio del 36, annessione dell'Etiopia all'Italia. E a quel punto cosa succede? L'Italia è assolutamente isolata, l'Italia non ha materie prime, ha bisogno, deve importare, e allora ha bisogno di un alleato importante, ed ecco allora che il Mussolini antisemita diventa, scusate, che il Mussolini antitedesco diventa antisemita. Ha scelto l'alleanza con Hitler, e anche qui la geografia, a Hitler il Mediterraneo non interessava, e Mussolini finalmente lo capisce, che l'alleanza, a differenza della Francia e della Gran Bretagna, che nel Mediterraneo avevano interessi consistenti e che quindi non avevano grandi intenzioni di allearsi con Mussolini. A Hitler interessava l'Europa, il Mediterraneo non interessava. Ed è quindi su questa base, finalmente Mussolini capisce la lezione della geopolitica dell'Italia e quindi si allea con Hitler, gli lascia mano libera in Austria, evidentemente, e si allea a Hitler anche per la guerra civile spagnola, dove qui sì c'è un interesse strategico dell'Italia. Perché Mussolini sperava, con tutti i soldi che ci mette nella guerra civile spagnola, i morti, le armi che regala Franco, eccetera, 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 e lui sperava di avere alla fine della guerra civile, con la vittoria di Franco, una base nelle Baleari. Vale a dire, sperava di conquistare un punto fondamentale di presenza nel Mediterraneo occidentale che avrebbe rafforzato strategicamente l'Italia a danno naturalmente della Francia e della Gran Bretagna. Quindi 17 luglio, guerra civile spagnola, 24 ottobre 36, patto d'amicizia italo-tedesco, l'asse Roma-Berlino che poi diventa il patto anti-Cominter, e 19 aprile 37, leggi razziste per l'apartheid nelle colonie, divieto di matrimoni misti, eccetera, eccetera, e poi novembre del 38 le leggi razziali di Mussolini contro razziste, giustamente diceva Gianfranco Restelli, di Mussolini contro gli ebrei. Io mi fermerei qua. Se ci sono a questo punto, mi sembra. Sì, è arrivata una domanda per Restelli. Vorrei sapere cosa ne pensa il professor Restelli della tesi bordighista di Auschwitz, il grande alibi. Insomma, una bella domanda. Sì, mi sto occupando, si sente il Riccardo? Sì. Mi sto occupando, ecco, in questo periodo del negazionismo della Shoah, naturalmente, ecco, il movimento di estrema destra, però c'è anche un appendice a sinistra. Però io qua non parlerei, ecco, tanto di bordiga negazionista. Magari sono stati bordighisti, ecco, che è un'altra cosa. Ci sono state, ecco, correnti dell'estrema sinistra francese e anche estrema sinistra italiana che per odio nei confronti dello Stato di Israele hanno negato la Shoah, quindi hanno negato che nei campi di sterminio siano stati sterminati appunto milioni di ebrei. Sì, questo saggio di Bordiga l'ho letto anch'io, insomma, qualche mese fa, preparando un po' la relazione sul negazionismo. E non è naturalmente
una tesi negazionista, cioè dice in sostanza Bordiga, ecco, che si è molto parlato di Auschwitz da 45 in avanti anche per dimenticare altri crimini che sono stati commessi durante la Seconda Guerra Mondiale, perché Norimberga è la giustizia dei vincitori. A Norimberga, per esempio, non si parla di Katyn, delle fosse di Katyn, che è un orribile crimine dello stalinismo, circa 22.000 ufficiali dell'Armia Krajowa, se pronuncio bene, dell'esercito polacco, vennero assassinati con un colpo alla nuca secondo i rituali dell'NKVD staliniana. Non si parla di questo perché è ovvio che c'erano i sovietici stanno dalla parte giusta in questo momento. Non si parla di Katyn, non si parla di Hiroshima e Nagasaki a Norimberga, non si parla di Dresda. Dresda, insomma, un po' simbolo, ecco, di bombardamenti a tappeto sulla Germania la nazista, che però, insomma, hanno provocato tantissimi morti anche tra gente tedeschi che non c'entravano niente, anche tra gente che detestava Hitler e la sua guerra. Quindi si è parlato di Auschwitz, questa è un po' la tesi di Bordiga, se ricordo bene, ecco, appunto, per evitare di parlare di altro, per evitare di parlare dei gulag, di Stalin, per evitare che qualcuno dicesse, però insomma tra la Dachau e l'arcipelago dei Gulag, ecco, evocato da Solženicyn, l'arcipelago Gulag, ecco, magari ci sono delle affinità, erano grandi campi di lavoro, naturalmente molto più grandi nel caso, ecco, dei Gulag sovietici. Quindi è una tesi, questa penso largamente condivisibile. Così come c'è stata una giustizia dei vincitori al termine della Prima Guerra Mondiale, penso al Trattato di Versailles, dove i tedeschi vengono accusati erroneamente di aver fomentato la Prima Guerra Mondiale di fronte a un'Europa pacifica. Sono stati i tedeschi, ecco, che hanno seguito il Kaiser, ecco, in questa avventura imperialista, eccetera. Così anche la Seconda Guerra Mondiale termina appunto con la vittoria degli alleati, i quali scrivono la storia, scrivono naturalmente una storia a loro misura, sulla base dei loro interessi politici e strategici in quel momento. Quindi la colpa viene data ai tedeschi. Ecco perché si è dato anche parecchia enfasi ad Auschwitz. Cioè ad Auschwitz siamo di fronte a un crimine enorme, naturalmente. Stiamo parlando di 1,5 milioni di deportati, in gran parte ebrei. Gli storici ci dicono 1 milione, almeno 1,1 milioni vittime, di cui 1 milione sono ebrei, il resto polacchi, russi, di diverse nazionalità. Però l'insistere sempre e solo, ecco, su Auschwitz, questa credo che sia la tesi di Bordiga, è servita, ecco, per creare il mito, ecco, della dannazione del popolo tedesco, che dopo aver provocato la Prima Guerra Mondiale, ha provocato la Seconda Guerra Mondiale e doveva pagare con la divisione prima della Germania in quattro zone di influenza e poi con la divisione della Germania in due zone di influenza, quella la occidentale e quella orientale. Aveva ragione Barberini a dire, evocando Sergio Romano, insomma, che la storia, difficilmente, insomma, la storia è neutra, difficilmente la storia è una serena ricostruzione dei fatti. Lo possono fare gli storici, quando naturalmente sono slegati dalle ideologie e sono lontani dagli interessi di parte. Quando sono i politici che scrivono la storia, siamo sicuri che sempre ci saranno forti approssimazioni, ci saranno falsità, ci saranno menzogne, ci saranno quindi episodi che verranno caricati, ecco, magari anche un po' eccessivamente, per negare altri fatti. Quindi la Bordiga sicuramente non negazionista, però ahimè credo che qualche seguace di Bordiga forse lo è stato. È il socialismo degli imbecilli, no? Diceva August Bebel, grande esponente della seconda internazionale, quando di fronte, insomma, a situazioni ideologiche non proprio legate all'ortodossia marxista, aveva utilizzato questo termine che ancora oggi può essere largamente utilizzato per tutte le forme, ecco, di riduzionismo, di negazionismo della Shoah che talvolta ci sono anche nell'estrema sinistra, quella un po' barricadera, quella, ecco, che vive con una certa ansia le proprie posizioni ideologiche, in gran parte
contrarie allo Stato di Israele, come se i problemi del Medio Oriente fossero legati solamente allo Stato di Israele e non invece a quel coacervo di medie piccole potenze regionali, poi fagocitate naturalmente dalle politiche degli stati maggiori. Se posso, posso aggiungere, sì. Io, la seconda guerra mondiale sono stati 55 milioni di morti, e nella seconda guerra mondiale ci sono le atomiche su Hiroshima e Nagasaki, ci sono i bombardamenti sulle città di tutto il mondo, quindi è stato un insieme di eventi catastrofici, certamente. La Shoah è stata una catastrofe, certamente, ma all'interno di un'altra catastrofe ancora più grande, che è stata la Seconda Guerra Mondiale, insomma, anche perché è una catastrofe determinata come la prima dalla lotta per la spartizione del mondo tra le grandi potenze, insomma. Quindi da questo punto di vista l'osservazione di Bordiga, presa nella sua giusta accezione, secondo me è pertinente, merita una riflessione. Ecco. Va bene, per il momento non ci sono altre domande, e quindi direi che possiamo anche chiudere la cosa. Bene, allora da parte mia, da parte di tutti, ecco, insomma, un ringraziamento a tutti i partecipanti. Grazie Riccardo a tutti coloro che hanno collaborato. Ecco, sì. Ringraziamo ancora tutte le associazioni che hanno dato l'adesione. E ci vedremo, se non sbaglio, ci vedremo il 19 di febbraio. Sì, ecco, il prossimo appuntamento, ecco perché la relazione sarà a cura di Gloria Ratti, potrebbe diventare il giorno simbolo, speriamo, ecco, del carattere, direi, mostruoso del colonialismo italiano, perché il 19 di febbraio ci fu l'attentato famoso a Graziani, ad Addis Abeba, siamo nel 1937, e poi ci fu una tracotante reazione fascista, ecco, fino al massacro dei monaci di Debre Libanos. Ecco, se ne è parlato un po' in Italia, qualche libro è stato scritto, ecco, però anche qua c'è un lungo lavoro di scavo. Anche questo, ecco, è un capitolo importante degli italiani, brava gente, davvero con il punto di domanda. Va bene. Allora, sì. Arrivederci. Ciao.